Grande bufera su Barbara D'Urso, questa volta l'ha fatta grossa. Un divieto amaro. Ennesima grande bufera su Barbara D'Urso. Tutta colpa del suo show di ieri sera. Infatti, tra gli ospiti della terza puntata di Live non è la D'Urso, è stata ospite in studio anche Donna Ciretta. La donna è nota al grande pubblico per aver preso parte all'ultima puntata di Ciao Darwin. La sfida è stata caratterizzata dalla sfida tra Family Day e Gay Pride. Donna Ciretta, protagonista assoluta dello show di Bonolise nel momento della prova a spasso nel tempo, ha presenziato ad un talk show riguardante i diritti delle coppie omosessuali e proprio nei minuti iniziali del dibattito la D'Urso ha fatto una precisazione che è sembrata una sorta di frecciatina rivolta a Bonolise. Insomma, siamo sicuri che, dopo questa ennesima bufera, si continuerà a parlare a lungo dell'ultima puntata del talk della Carmelita Nazionale. Un oblio indesiderato. Questa volta si parla di una grande bufera su Barbara D'Urso in merito al fatto che, la conduttrice campana, abbia evidenziato un divieto amaro nella sua trasmissione. Infatti, la padrona di casa di Live non è la D'Urso ha anche precisato che in questo filmato era presente anche Paolo Bonolis e c'era un pezzo del suo discorso sugli omosessuali. Tuttavia all'ultimo momento, alla redazione del suo programma serale è stato impedito di mandare in onda questa clip di Donna Ciretta tratta dalla puntata di Ciao Darwin 8 di venerdì scorso. L'hanno tolta anche dalla nostra intro. Ci hanno davvero vietato di farla vedere, ha dichiarato la conduttrice piuttosto amareggiata da questo inconveniente. Speriamo che, questo arcano, possa essere risolto quanto prima nel migliore dei modi. Grandi ascolti. Se la grande bufera su Barbara D'Urso non si arresta in nessun modo dopo la puntata di ieri sera, gli ascolti continuano a premiarla in qualsiasi fascia oraria televisiva. Complimenti alla conduttrice poliedrica di Canale 5.